Tempo di pandemia, si spera che finisca presto, però prima che finisca fermiamoci a riflettere un po', perché credo che abbiamo tante cose da imparare da questo tempo che il Signore ha permesso che noi viviamo. Prima di tutto, l'unico interesse è diventato il virus e la pandemia. E se un uomo politico è mai riuscito a far parlare tanto di sé come questo virus. La televisione parla solo di questo, i giornali solo di questo, le informazioni solo di questo. Veramente non ne possiamo più, non ne possiamo più. La politica è interessata soltanto a questo, ovvero si sono interessati anche alla sistemazione dei posti e a dare gli incarichi particolari, perché il posto al sole è riuscito a essere più importante della pandemia, però anche loro sono interessati unicamente a questo, unicamente a questo. Perfino la Chiesa ha fatto di questo l'unico interesse. Mi hanno riferito che una suora di 99 anni, ospite in una loro casa di riposo a Firenze, vedendo il Papa che è andato a celebrare la messa a Santo Spirito in Salsia, ha detto: dice, sto povero uomo, neppure lui sa più a quale santo raccomandarsi. Beh, veramente fa impressione vedere il Papa che solo celebra la messa, libero da tutti il contorno. Però mi ha fatto fare una riflessione molto interessante. Quando siamo in momenti difficili, Pietro si ritira da solo con Gesù a parlare delle cose che interessano di più. E d'altra parte la grandezza del Papa è tutta qui, essere il mediatore tra noi e Dio, essere il grande orante, essere colui che presenta tutte le nostre preghiere a Dio. Vederlo in San Pietro celebrare la messa da solo con due vescovi e anziché essere a concelebrare, come solitamente i preti e i vescovi fanno, è il loro modo di assistere alla messa, concelebrare, sono invece nel posto dei fedeli ad assistere, quasi a dirci che la cosa più importante non è tanto la concelebrare, quanto pregare, quanto pregare. E questo davvero una situazione particolare, la situazione in cui si è messa anche la scienza, si è presentata proprio in questo caso con tutta la sua umiltà. Siamo in ricerca, non sappiamo neppure noi, siamo in ricerca. Credo che la situazione di tutto il mondo, di tutti, è veramente una situazione di grande povertà. E in questa situazione di povertà emerge proprio il meglio della umanità. Infatti, al primo posto sono tutti i medici che non hanno temuto a rischiare la vita per poter mettersi a servizio dei fratelli, i medici, gli infermieri, tutto il personale di assistenza negli ospedali. L'esercito, la polizia, l'esercito che ha messo a disposizione i loro ospedali da campo e poi anche i preti che hanno assistito i malati, i preti che non hanno rischiato di offrire la vita per salvare gli altri. Sono stati degni veramente della migliore tradizione del clero. Questa è la situazione in cui viviamo, una situazione di povertà, quindi direi una situazione di autenticità, una situazione di verità. L'uomo non è mai vero come quando è povero e non ci si può impegnare ad essere poveri, sapete, perché si rischia di far scena. Si tratta soltanto di riconoscere noi stessi per accorgerci che siamo dei poveri.
E credo che questo momento di pandemia è stato un grande momento di verità. Si sta parlando del futuro e della lezione che ha dato all'umanità questa esperienza. Credo che una lezione c'è. L'uomo non è mai umile come quando è vero. L'uomo non è mai povero come quando è vero. La pandemia è stata una rivelazione della umanità, nella sua povertà, nella sua carità, nella sua capacità di amare. Sicuramente la pandemia ci ha costruito. È stata un'esperienza sicuramente non voluta da Dio, ma di cui Dio si è servito per parlarci di nuovo e per dirci che solo Lui è tutto. Noi siamo poveri. E abbiamo bisogno di lui. Buona esperienza.